sento il pianoforte, sento delle note arrivare. L'uomo che fa più ridere al mondo, Max Tortora. Stessa non sa. Eccolo che sale. Una cosa che non ha già avuto mai. Non bene così, a così grande. A così grande. No, volevo essere un po' romantico stasera perché parlo d'amore. Stasera parlo di amicizia, di amore. Buonasera, buonasera. Buonasera, Max. Tanto per cambiare. Tanto per cambiare l'uomo che fa più ridere, come dici tu? L'uomo che fa più ridere al mondo, dai. L'uomo che fa più ridere al mondo, questa sera cercherà anche di fare un po' commuovere una storia personale, anche un po' triste. Buonasera maestro, come sta? Tutto bene? Lei se ne accorge che mi mette sempre la lingua quando mi bacia? Tutti sti baci. La sesta puntata la posso reggere ancora un'altra, poi basta. Ti prendi lo sgabello? Io prendo non posso. Ah no, già, perché tu non mi puoi più non aiutare. Posso fare il tuo valletto stasera. Buonasera, buonasera band. Allora io sono un po' preoccupato perché devo presentare il maestro Stefano Scartocci, ma di solito lo fa Rocco Papaleo, che io non vedo questa sera. Come mai? Non c'è. Chissà dove è andato Mi tocca presentarlo da solo. Signore e signori, il maestro Stefano Scartocci! Scartocci! Eccolo qua! Oh. L'uomo più elegante di questo condominio! John C. Reilly! Come stai? Bene. Come mai ti sei vestito così elegante? Per suonare in questo show magnifico. Che noi ma quando le provate? Quando le cose andranno male. La mattina presto. No, quando le cose andranno non sempre bene, quando le cose andranno meno bene, noi faremo stagli olio nei teatri perché ci somigliamo, no? Guarda che meraviglia. S'accomodi, vale. Maestro, s'accomodi. Parliamo d'amore, parliamo di amori difficili, amori contrastati, amori che soffrono attraverso le canzoni, attraverso i centoni che tu ami tanto e che facciamo sempre in radio. Tu sai che io ho avuto insomma un sacco di matrimoni finiti male, l'ultimo addirittura un divorzio che mi è costato un sacco di soldi quando abbiamo dovuto dividere le cose, la villa al mare, a lei gli hanno dato la villa, a me il mare. Ma parliamo dell'ultimo. È poetica come divisione, sì, però. È poetica, ma alla fine ci rimane poco. Insomma, io proprio approfittando anche delle parole del maestro Gino Paoli, dissi, ma forse è venuto il momento che io a questa donna le dico veramente come stanno le cose. Io ho altre donne, frequento altre donne, anche più di una. E allora quella sera mi convinsi e le dissi, che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te. L'ha presa malissimo. Te credo. L'ha presa malissimo e disse, va bene, hai ragione, lasciamoci. Ma mi colpì nell'unica cosa, nell'unico vero affetto. E mi disse, se me lasci cercane. Come cercane? Se me lasci cercane. Pacco. Te lo faccio rivedere fra 2 settimane. Ero rimasto solo. Era ricatto. Ero rimasto solo, dovevo pensare a me stesso, non sapevo come fare. E fortuna sotto c'aveva la rosticceria. Panzerotti da portare via. Ma come ti vengono? Forse così io mi arrangerò. Ma come te? No, andiamo a vedere che c'è nel frigo. L'ova sotto ieri non se vanno più mangiare. L'ova sotto ieri me le devo ricomprare. Andiamo al ristorante, chi se ne frega, spendiamo quello che ci serve. Andiamo al ristorante e ordiniamo frutti de mare. Vai ordinare quando me pare. Me voglio sfogare. Tutte al ristorante, non si può andare. Ideona, ideuzza, perché non me era venuta prima? Vado a mangiare da mamma. Vado a mangiare da mamma. Faccio così, però quella si incazza. Però quella si incazza e mi dice, beh, tutti da me, tutti da me. Insieme! Mamma, mamma. Mamma, 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 mamma,
sono rassegnato. E il cane me lo sono ricomprato, più grosso, più bello, pieno di peli, grosso, simpatico, forte, come piace a me. Subito il portiere ci ha avuto da ridire, mi ha fermato sotto l'androne e mi ha detto: che canone, che canone, che canone, che canone. Il giorno mozzicata, ora mi ha passato un paio, bastardi non ne vuoi. Dice bene, una mocca botta a me. Tristissimo, dico, ma che faccio? Come lo dimentico quest'amore? La settimana in montagna, la settimana bianca, sì, che idea! Al cane gli metto quella borraccia sotto, così gli faccio far finta che lui è da salvataggio, se diverte pure lui. Vado nello sgabuzzino per prendere il mio completo da sci e mi accorgo che gli sci... sci, me sei fregata pure sci, ma come faccio senza sci? Sto disperato, ci campavo su pesci. Sci, adesso a me mi tocco sci, e andando a ricomprargli sci, mi sei fregata pure sci, e adesso a me mi tocca sci. Deciso. Vado giù, scendo, accendo il motore, prendo la macchina, vado da lei. Ti amo, amore! Ho sbagliato tutto, rimettiamoci insieme. Vado giù. Mi parte. Quando finisce un motore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco e provi pure a aprire il cofano, ma non ci capisci niente. Allora provi a chiamare amico, che c'ha il cognato che fa l'elettrauto, c'ha pure il fratello che fa il meccanico, e manco lui ci capisce niente. E in fondo pensi ci sarà un motivo, e cerchi a tutti i costi una ragione. Allora lì la trovi la ragione, l'ha presa lei, l'ha presa lei, l'ha presa lei, e me l'ha sventrata, l'ha presa lei e me l'ha ammaccata, l'ha presa lei, l'ha rovinata. Chi me la ridà a me la macchina mia? Nemmeno se cambiassi marca, nemmeno se cambiassi targa, nemmeno se cambiassi il filtro dell'aria, nemmeno se cambiassi vita, nemmeno se cambiassi mondo. Fermi! Partita! A 180 all'ora vado a casa sua e io lo dico: ti amo amore, vado a 180 all'ora tutte le strade più veloci. Fro, fermi carabinieri, paletta! Non troppo me levavano la patente per sempre, ho sgommato in quella piazzola lì dove c'era tanta gente. Arrivo sotto casa, suono, non mi apre il citofono, incazzata, però è aperto, faccio così, è aperto, entro, scale 4 a 4, veloce, amore ti amo, adesso appena la vedo glielo dico, la porta è aperta come se mi aspettasse, entro, la trovo in salone seduta sul divano che mi guarda con gli occhi sbarati, io dico tutte le cose più sbagliate che potevo dire. Eccomi qua, sono venuto a trovarti perché mi stavo annoiando. Anche perché sinceramente oggi pomeriggio non c'avevo un cazzo da fare. E mia madre mi ha detto: levate da qua, devo passare lo straccio per terra, me stai a picciare. Mamma, meglio che me ne vado, perché se sta canzone mi sale un altro po' di tono, non ce la facciamo. Io non ci posso arrivare. Max Tortora! Bravo! Grande Max!
Aspetta, aspetta, Matti, aspetta. No, aspettate un attimo. No, dunque. Non te ne puoi andare via così, perché tu sai benissimo. Tutto te ne può andare via così. No. Perché i centoni devono finire in un solo modo, con quel centone lì. Quello che. Ma l'abbiamo già fatta. Non me ne frega nulla. Guarda, che poi ti dicono fate sempre le stesse cose. E chi se ne frega? La facciamo. Preambolo. La rifai. Gypsy King. Meravigliosa questa storia. È la storia dei Gypsy King che vanno in questo trenino, come no, il pulmino delle suore, all'Eur, rischiano un incidente, che vanno velocissimo, le ruote sgonfie, finalmente, purtroppo, fanno l'incidente con un poveretto che passava, boom! Scende il Gypsy King cattivo con tutti i piedi sul petto. Ma com'è? Che qui di sta maniera? Forse mi è la colpa. Com'è che l'hai inchiodato? Com'è che l'hai frenato? Via a vedere. Via a vedere. Hai incrociato, hai preso piano pure un vecchio col motorino. Hai incrociato, hai preso piano pure un vecchio col motorino. Ora sì che è finito. Oh, yes! Grazie, Max Tortora. Ciao, Max. Maestro. A dopo. Bravo. A dopo.